del canneton su quel greto di quel lago del Braccini, dove Nello da Meleto ci acciava beccaccini, un bel giorno ci portò no sabbia bianca barneare, due o tre camici piazzonno, una ruspa, anche un trattore. Qualcun disse poi finito ci diventa il nostro mare, un po' di pace, ci si mangia e si tiene l'ossia al sole. Poro Mario, pora Lina, mandò subito il pensiero, perlomeno arché mattina staran bene per davvero. Poi un bel giorno l'attenzione fu per l'inaugurazione. Anche Mario con la Lina, dondolando piano piano, venne in qui dalla stazione con la mano della mano a incignare la promessina. Quanta gente era venuta all'inaugurazione! Che bell'acqua e che bel sole, sabbia e sdraio e l'ombrellone! Guarda lì, c'è anche l'Assunta! Sst, ecco il sindaco e la giunta! Proprio per tagliare quel nastro! Zitti o fate fa un disastro! Quando il nastro fu tagliato, fu il momento del parlato. Parlò il sindaco per tutti, gente, proprietari e addetti. Disse a tutti buonasera. Siamo a fine primavera. Il mio augurio è che godiate, ora e poi tutta l'estate. Tra poco viene il solleone, ognun sotto l'ombrellone. Questa sabbia senza ghiaia assicura anche la sdraia. Anzi, è proprio bella fina, fa massaggi a chi cammina. Scarso a piedi lungo il lago, fra canneggioli, che svago. Anch'io coglio l'occasione e mi spoglio e fo un tuffone. Detto questo, fa anche presto a levarsi gli indumenti, ma da nudi gli è più fresco, anche il sindaco batte denti. Si concentran dell'impegno da sul trampolino in legno, mentre in fila sulle panche c'è anche un branco d'oche bianche, che quacquacquano tra loro. Quacquano, noi è medaglia d'oro. Lui comincia a sartellà, a muove bracci, a voler volà, finché stacca il trampolino, il sindaco pare un aeroplano. Dopo cinque giravolte, s'addirizza in posizione, chiude il tuffo dritto in acqua, sgranan l'occhi le persone. Tutti abbattini le mani, tutti apprezzano la bravura, mentre il sindaco sott'acqua non riaggalla, c'è paura. Ora quella confusione è già silenzio, è già apprensione. Ma la voce di Ameleto che urla «Il sindaco è già al canneto!» Dallaggiù alla fin del lago, tra canneggioli dello svago, appare il sindaco orgoglioso e si mostra poderoso. Col sorriso sulla bocca dice «Sotto, a chi è che tocca?» Poi ancora sorridente dice «E scherzo, brava gente!» Dalla panca il branco d'oche che quacquacquano tra loro «Quacquante, ma mi ho detto, il sindaco già medaglia d'oro!» È il momento del rinfresco, chi sta al sole e chi va al fresco. Al buffette del locale, sei ragazze, niente male, fan raduno dei bambini con i dolci e i salatini, mentre l'altra gente grande s'empie il piatto di vivande. E Mario e Lina dove sono? Mi sovviene un pensier vago. A braccetto piano piano, a passeggio lungo il lago. I colori del tramonto fanno l'acqua lì davanti, tutto un quadro bello e pronto, che lo guardan tutti quanti. Anche il sole è già calato dentro il mare, s'è tuffato. Guardo quella ciminiera che appar cielo alla fornace. Non so come mi si spieghi, pare la casa dei maghi, vista da dove sono io, proprio qui da Amalia Laghi.